Ciao a tutti, allora oggi volevo farvi un video proprio breve breve su come applicare l'eyeliner, premesso che io non sono assolutamente brava, cioè quello che riesco a fare è tutto frutto di un pochino di pratica, perché diciamo che ho sempre cercato di metterlo l'eyeliner, quindi meno male è tanto tempo che lo faccio, quindi un pochino so come fare, ma giusto giusto perché ho un po' di allenamento. Volevo farvi vedere come lo applico io e volevo farvi vedere i tipi di eyeliner che ho io. Allora, io ho questo qua della Deborah, eyeliner precisione, che è un eyeliner liquido e ha l'applicatore così, di quelli morbidi, molto morbidi, che sono quelli più diffusi e quelli più rognosi da mettere, diciamo. E ho acquistato qualche giorno fa un eyeliner in gel, quello della Kiko, questo qua della linea orientale, quella linea orientale, quella nuova, l'ultima uscita, che è in gel, perché volevo provare a vedere se era più facile da mettere. In realtà, insomma, niente, dipende, ci vuole della pratica. Io vi do un consiglio: se vi interessa imparare ad applicare l'eyeliner e avete paura di sbagliare, non volete farlo prima di uscire, potete farlo così. Ne comprate uno e lo provate prima di andare a fare la doccia tutti i giorni, tanto poi una volta che andate sotto la doccia viene via. Lo provate tutti i giorni, fate pratica e pian piano vedrete che comunque con un po' di manualità ce la fate. Come in tutte le cose come in tutte le cose manuali, ci vuole un po' di pratica. Allora, ci sono quindi diversi tipi di eyeliner. Ci sono quelli liquidi che possono avere l'applicatore così come quello che ho io, questo qua, oppure hanno l'applicatore in feltro che è un po' più rognoso da mettere, oppure ci sono quelli in polvere, sinceramente io però non li ho mai visti da nessuna parte, oppure ci sono quelli in crema o in gel tipo questo qua, che è della Kiko dell'ultima collezione, che ho voluto prendere perché volevo provare a vedere come, diciamo, se è un po' più semplice da mettere. In realtà ci vuole la pratica anche lì. Allora, vi faccio vedere da una parte come mettere questo qua, che secondo me è uno di quelli, diciamo, più diffusi, quelli che comprano praticamente tutti, che ha il pennellino, l'applicatore morbido. Estraete il pennellino dal contenitore. Cercate magari per le prime volte di appoggiarvi su una superficie con il braccio, in modo da avere il braccio fermo. Dopodiché appoggiate il pennellino al centro, perché nel momento in cui lo appoggiate rilascia più colore e quindi il centro comunque è la zona in cui ci vorrà sicuramente più colore. State molto vicino alle ciglia, fate delle piccole linee, dei piccoli tratti, in modo che se proprio doveste sbagliare l'eyeliner va in giro, potete sempre passarci sopra più volte, facendo appunto queste linee sottili. Dopodiché, quando il pennello è un po' scarico del colore, andate all'interno. Se volete fare la virgolina finale, con il pennello praticamente vi appoggiate nella fine del vostro occhio e fate una lineetta in alto nella direzione in cui volete fare la vostra virgola, così. Oppure se volete potete anche mettere, per le prime volte potete mettere un pezzo di scotch proprio qui così alla fine del vostro occhio, in diagonale, e
seguite proprio lo scotch con l'eyeliner e dopodiché congiungete. Se invece avete paura di sbagliare utilizzando questo applicatore, potete provare anche un altro metodo. Utilizzando un pennellino così, di quelli angolati, duri, io questo qua l'ho trovato per esempio da Douglas, nelle profumerie Douglas, l'ho pagato 3 euro, una roba del genere, ma ce l'hanno per esempio anche dalla Essence. Potete usare un pennellino così, prendete sempre dal vostro eyeliner di prima, prendete un po' di eyeliner così con il pennellino. Mettete prima il pennello al centro della palpebra. State sempre vicino alle ciglia e fate dei piccoli tratti. Se voi vi posizionate con la punta praticamente rivolta verso l'interno, riuscite a fare una riga che è più sottile all'inizio e che man mano cresce verso la fine. E anche in questo caso, con il pennellino, se volete fare la virgolina, altrimenti può anche terminare così l'applicazione dell'eyeliner, vi appoggiate alla fine del vostro occhio. Lo appoggiate in questo senso, così. E di piatto. In modo che vi disegni lui da solo il pennellino alla fine del vostro occhio. E poi congiungete. Sicuramente saranno un pochino diversi un occhio dall'altro, ma anche perché comunque ho usato due metodi diversi di applicazione. Avete visto praticamente che usando questo pennellino è un po' più semplice perché fa quasi tutto lui. Allora, questo è l'effetto finale. E niente, spero che vi sia stato utile e fatemi sapere. Vi mando un bacione al prossimo video.